Stiamo analizzando la personalità di Lutero come causa prossima della riforma protestante. Abbiamo distinto quattro momenti di questa trattazione e abbiamo sviluppato il primo momento, il rapporto all'infanzia e alla giovinezza, secondo momento nella sua vita conventuale, il terzo momento la crisi di Lutero, poi il quarto momento lo scontro e la rivolta contro il sistema stabilito. Eravamo appunto arrivati alla crisi di Lutero, il capitolo più difficile coincide con un momento più ridotto. Quindi mi sforzerò di rendere accessibile questa realtà complessa, molto complessa storicamente, però mi rendo conto che ci sarebbe bisogno di una maggiore calma, di una maggiore libertà di tempo. Abbiamo già detto che è stata superata la posizione che andava a ricercare la crisi di Lutero nell'ambito morale, anche se abbiamo detto certo che c'è un po' di trascuratezza, un po' di rilassatezza nella sua vita spirituale per gli impegni, no, che si sono accumulati, specialmente per l'impegno della cattedra di esegesi biblica che lui ha preso nel 512, sostituendo il suo padre spirituale, che era il titolare, ma era molto impegnato nelle faccende, no, della congregazione, e quindi l'ha preso lui, è molto impegnato in università e tiene questo posto per tutta la vita, fino alla morte. Come il superamento della impostazione moralistica della crisi di Lutero attraverso quella psicologica è stata superata anche quella. Perché? Perché sono andati, sì, a ritrovare gli elementi della anormalità psichica, psicologica di Lutero con eccessive sottolineature. E è stata superata anche questa posizione. Anche se è stato detto, rimane il fatto che Lutero è profondamente uno spirito scrupoloso in rapporto alla salvezza eterna, che era un po' il frutto anche dell'educazione di quel tempo. Molto preoccupato del peccato, no? Di essere liberato dal peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che si è oggi ormai sulla linea comune che la crisi di Lutero è principalmente, quindi non esclusivamente, chiaro, principalmente di natura teologica. Ora io mi trovo davanti a persone che non è che conoscono molto la teologia, non hanno studiato, non hanno fatto studi di teologia, no, particolari, come si fa nell'istituto teologico, no? Quindi cercherò di, ripeto, rendere accessibile quello che non sempre per tutti è facile. Nel convento di Erfurt e nel curriculum dei suoi studi teologici, Lutero aveva ritrovato i suoi maestri della via moderna. Vi ricordate? La via moderna. E il suo autore, fino a conoscerlo quasi a memoria, è un teologo di quel tempo, Gabriel Biel, famoso professore di Tubinga in quel tempo, che era di impostazione nominalistica, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista teologico. Vi ricordate, no? Che abbiamo parlato della filosofia nominalistica, che è partita da Guglielmo di Ockham, che ha radicalmente criticato la impostazione fondamentale della scolastica.
specialmente in rapporto a due concetti che sono fondamentali per la crisi di Lutero: il concetto di grazia, il concetto di predestinazione. Qual è il concetto di grazia secondo questa teologia occamistica? Qual è il concetto di predestinazione secondo questa teologia occamistica a cui Lutero è formato? Lutero non conosce altre teologie, è formato a questa e conosce molto bene questa. E utilizza, no, nel risolvere i suoi problemi a livello teologico, questa teologia. Il rapporto alla grazia. Il rapporto alla grazia, la critica nominalistica aveva abbandonato la concezione secondo cui la grazia è un habitus in latino, una capacità soprannaturale infusa nell'uomo che dà la possibilità di agire anche con motivi, no, superiori a quelli umani. Questa era stata considerata intrinsecamente contraddittoria, quindi respinta. E in questa impostazione, in questa critica, si era molto avvantaggiata la stima delle possibilità naturali dell'uomo. Come dire, sì, si pensava, Gabriel Biel insegnava, che l'uomo può, con la sua pura volontà naturale, quindi senza questa capacità infusa, amare Dio al di sopra di ogni cosa. Questa capacità del libero arbitrio non era soppressa, secondo questo teologo Biel, ma soltanto resa più difficile dal peccato originale e dal peccato attuale, quindi non soppressa. Rimaneva nell'uomo questa capacità, anche se diventata un po' più difficile. Ma quando sosteneva Gabriel Biel che l'uomo può naturalmente amare Dio sopra ogni cosa, non intendeva affermare che l'uomo poteva con questo porsi da sé allo stato di grazia. Pensava anzi che neppure l'amore più puro, più disinteressato verso Dio fosse in sé un titolo sufficiente per acquistare un valore intrinseco al cospetto di Dio, perché Dio è volontà assoluta che pone con sovrana libertà insindacabile il bene e il male. Quindi anche per la virtù dell'uomo, per le capacità dell'uomo, è necessario che Dio accetti questa virtù dell'uomo e la consideri sufficiente. Ecco il concetto di grazia secondo la teologia occamistica, cioè che è la grazia? È l'accettazione libera, insindacabile da parte di Dio della realtà umana. Capite che è un concetto molto diverso da quello che c'era prima nella teologia scolastica. Quindi da una parte l'uomo è capace con le sole sue forze naturali di amare Dio, dall'altra anche l'amore di Dio da parte dell'uomo, il più puro che si possa pensare, non ha alcun valore intrinseco al cospetto di Dio finché non è accettata da lui. Allora qui nasce il problema. Come si fa a rendersi conto dell'accettazione da parte di Dio? Rispondeva Gabriel Biel con la teologia nominalistica: all'uomo che fa tutto quello che dipende da lui con le sue forze, Dio non rifiuta la grazia. All'uomo che fa tutto quanto sta nelle sue forze. Lutero, scrupoloso, quando riuscirò a sapere che ho fatto tutto quello che dipende da me? Non ci è riuscito mai. Ecco la sua crisi, profonda, con tutte le conseguenze. Il fondamento della certezza della salvezza, la salvezza eterna, rimaneva la coscienza di aver fatto tutto quello che dipendeva da sé per ricevere congruamente la grazia.
Ecco, entra l'elemento della scrupolosità di Lutero in fatto di salvezza. Certo, Lutero non si trovava a suo agio con la sua formazione e con la sua psicologia in questa dottrina. Quando si poteva dire di aver fatto tutto? La dottrina della predestinazione, secondo il pensiero occamista, veniva ad aggravare la difficoltà della dottrina della grazia, specialmente per un'anima scrupolosa e preoccupata della propria salvezza eterna come quella di Lutero. Poiché allo scrupolo di non aver fatto tutto quello che dipendeva da sé, al dubbio soprattutto di non essere in grado di amare Dio di un amore di amicizia, di un amore puro, si connetteva immediatamente il pensiero che una tale incapacità fosse il segno di non essere predestinato alla grazia. Guardate che si cade nella disperazione. Questo è stato effettivamente il caso di Lutero, i cui tormenti derivavano proprio principalmente da questi pensieri. Lo stato di grazia, la predestinazione. Nel pensiero religioso di Lutero dominava, a causa di quell'educazione abbastanza severa e delle personali esperienze che lo fece entrare in convento, un forte senso della gravità del peccato, quindi della necessità di assicurarsi la salvezza, di una intima esigenza di liberarsi dai propri peccati. Alla base di questa tendenza di per sé schiettamente cristiana si trovava più purtroppo ingosciamente la falsa idea di Lutero che volesse provare sensibilmente e presentemente in sé il mutamento prodotto dalla grazia. Ecco la giustificazione. Lutero voleva avere la certezza di questo e sperimentarlo nella propria persona, nella propria realtà. E questa esigenza Lutero cercò di soddisfare nella sua vita monastica, nella sua vita conventuale. Si diede con zelo agli esercizi ascetici e lo fece, almeno per quanto riguarda la preghiera obbligatoria, per un certo tempo anche con una certa imprudenza. Ve lo faccio sentire che lui stesso lo ricorda. Sì, quando ero monaco non volevo omettere nulla delle preghiere. Sovente, sovraccarico di lavoro a motivo dei miei corsi e delle mie pubblicazioni, riunivo le ore di preghiera, del breviario, le mie ore di una intera settimana. Mi chiudevo nella mia cella, talvolta per 3 giorni interi, senza mangiare né bere, finché non avessi finito il mio breviario. Sentite dove sta la scrupolosità, sì. La mia testa diventava così pesante che non potevo chiudere occhio per 5 notti ed ero all'agonia fuori di senno. E quando volevo riprendere il mio corso, la testa mi girava quando insegnava. Ma Dio mi liberò da questa carneficina orandi, la carneficina della preghiera, che lui dopo chiama, questo perché lo dice dopo, no? Quando già vive la scoperta, no? Questo, assieme a un eccessivo lavoro, alla innata tendenza verso la malinconia di Lutero, al doppio scopo che abbiamo detto, impossibile, di meritare la giustificazione in base alle proprie opere e di provare sensibilmente in sé la certezza della salvezza, lo condussero a una crisi profondissima. Lutero non riuscì mai a liberarsi dal suo sentimento del peccato. Al contrario, la coscienza della sua gravità divenne sempre più forte.
E in base all'idea occamistica del volere arbitrario di Dio, si affacciò il pensiero che lui, proprio lui, apparteneva ai dannati. Si produsse così nella sua anima una orribile lotta interiore con tutti i segni di una irritazione nervosa, di una scrupolosa ostinatezza. Ve lo faccio sentire, lui che ne parla. Lo racconta veramente Melantone, che è stato testimone, presente, di alcuni fatti che riferisce. Difatti nella vita di Lutero, di Melantone, nella vita di Lutero scritta da Melantone, quando accenna i motivi che indussero Lutero a farsi monaco, ecco, ricorda questa: spesso, riflettendo intensamente all'ira di Dio e ai mirabili esempi di pene, era scosso da un tale terrore che quasi esinaniva. Io stesso ho veduto come quel terrore lo colse durante una discussione teologica. Egli andò a gettarsi sul letto in una camera vicina e mentre invocava Dio ripeteva senza posa questo versetto: Dio ha racchiuso tutti gli uomini nella ribellione per fare misericordia a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Dove c'è questo aspetto profondo, no, della sofferenza negativa. E qual è il risultato? Il risultato dapprima fu puramente negativo, cioè la volontà non può raggiungere la giustificazione, la grazia non la può raggiungere, quindi rinnega la sua formazione, che diceva di sì, e lui diceva no, non è vero, quindi sta contestando la formazione che lui ha avuto. La inclinazione al peccato è ineliminabile. Si convince di questo, eh? E ne parla, eh? E questo è un aspetto che io vorrei che voi percepiste, perché? Ma perché è una realtà profonda, eh? Una realtà molto profonda. State a sentire. I frati sogliono sedurre il popolo e esortare ad accumulare grandi meriti, soprattutto in opere che si scelgono ed insegnano, con questo risultato che avvezzano la gente a cercare il proprio vantaggio in Dio. Il proprio vantaggio in Dio. E a servire Dio per il proprio comodo. Mentre, secondo l'esempio di Cristo, non dobbiamo servire Dio per alcun vantaggio, né pensare quanto grandi sono i nostri meriti, ma in qual modo possiamo piacere alla volontà di Dio. Tutti questi cultori dei santi peccano contro il primo comandamento, perché non cercano in Dio e nei santi quello che è proprio di Dio, ma il loro proprio vantaggio, e sono essi stessi il fine ultimo delle loro opere, cioè un idolo. Essi si servono di Dio, fruiscono di se stessi. E state a sentire alcune citazioni di Lutero che raccolgo per farvi percepire qual è il senso che c'ha Lutero del peccato, eh? L'uomo non può se non cercare il proprio vantaggio. Questa è la forza che lo spinge sempre, dappertutto. Questo per lui è il peccato originale. E amare se stesso sopra ogni cosa. Questa è la somma di tutti i vizi. Amare Dio per i suoi doni e per il proprio vantaggio è amarlo con vilissimo amore, cioè per concupiscenza.
questa tendenza lui la chiama concupiscenza, che è peccato per lui. La natura non si pone alcun oggetto verso il quale sia attratta o tenda, fuorché se stessa. Se sola vede, cerca e intende in ogni cosa e a tutte le altre cose, tra cui Dio stesso, passa accanto e si dirige verso se stessa, cioè va trovando se stessa dappertutto, proprio comodo. Questo vuol dire un cuore bravo ed iniquo. Questa è la fornicazione spirituale ed iniquità e deformazione, che lui chiama curvitas, curvitas, veramente eccessiva. Prudenza della carne è eleggere il bene proprio. Questa è la prudenza che dirige la carne, cioè la concupiscenza, è la volontà propria, che gode di sé e si serve degli altri, anche di Dio stesso. Cerca in ogni cosa se stessa, il proprio vantaggio. Essa fa sì che l'uomo è il termine ultimo dei suoi propri desideri ed è un idolo a se stesso. Questa deformazione, che lui usa sempre il termine curvitas, curvitas, curvitas in se ipsum, in se stessi. E pravità e iniquità. Nelle scritture, in molti modi, è denunciata come col nome di fornicazione e idolatria. Quelli che sembrano a se stessi santi e amano Dio di un amore di concupiscenza, cioè per la propria salute e pace eterna, o per timore dell'inferno, cioè non per Dio, ma per sé, la nostra natura, per effetto del primo peccato, è così profondamente piegata verso se stessa che non soltanto torce a sé i migliori doni di Dio e ne trae godimento, eccetera, eccetera. Ne trae godimento, ma si serve di Dio stesso per conseguire quei doni e ignora che cerca così iniquamente, malvagiamente, tortuosamente tutte le cose e Dio stesso per sé. È convintissimo di questa ineliminabile forza che spinge l'uomo a trovare, a cercare dappertutto, anche in Dio, il proprio vantaggio. Ecco l'egoismo, E dice lui, questo è ineliminabile, perché è la nostra natura. E questo stato in Lutero durò molto a lungo. Parzialmente e temporaneamente fu mitigato dal suo padre spirituale, Staupitz, che gli diceva, attento che la struttura sta in te, E poi andò molto a leggere i mistici tedeschi, in cui trovava un po' di consolazione, Lutero, eccetera, no? Ma soprattutto c'era un fattore che, invece di migliorare questo stato molto pericoloso, anche per la salute, lo peggiorava sostanzialmente, che era, lui insegnava scrittura, e la scrittura ha peggiorato la situazione. Perché? Lutero si è immerso nella scrittura con un ardore straordinario, la sapeva quasi tutta a memoria. E proprio allora, in quegli anni di intima lotta di questa coscienza di cui abbiamo appena parlato, cominciò a spiegarla nelle sue lezioni a Wittenberg. E nella Bibbia fu colpito da un concetto che gli richiamava continuamente al pensiero la collera di Dio, che lo inquietava interiormente, la giustizia di Dio, che lui interpretava come giustizia punitiva. E dappertutto se trovava questo,
la giustizia di Dio, la giustizia di Dio. Alla fine della sua vita, Lutero parla di come l'avesse terribilmente impressionato il versetto di San Paolo, che lui commentava, il versetto di San Paolo ai Romani 1,17, laddove San Paolo dice: la giustizia di Dio è annunciata nel Vangelo. La giustizia punitiva, lui la intendeva sempre punitiva. La giustizia punitiva di Dio è annunciata nel Vangelo. Ma pure il Vangelo? Quindi un nuovo dolore. Dio aveva aggiunto all'antico con la buona novella, in quanto in essa si minaccerebbe, no, la sua giustizia e la sua collera. Rimeditò notte e giorno, e lui che ne parla, quelle parole, finché, ecco la conversione, finché a un tratto avvertì la connessione di queste parole di San Paolo con le altre che stanno nello stesso versetto. Il giusto vive di fede. Il giusto vive di fede. Qui cominciò a intendere il passo scritturistico come giustizia salvifica e non più punitiva. Cominciò. Con cui Dio misericordioso ci rende giusti attraverso la fede. Guardate, questa per lui è una scoperta, è una conversione, una scoperta enorme. Ha dovuto rinnegare tutta la sua formazione teologica occamistica per questo. Lui conosceva solo quella. State a sentire come lo ricorda lui, Lo ricordo come una vera conversione, In quell'anno, lasciamo stare, lui dice un anno, ma si sbaglia. Non è, dice no, lui riparla molto tempo dopo, gli storici dicono no, ti sbagli, perché tu già nel 15-16 già queste cose le avevi scoperte, quindi non dire 19. In quell'anno avevo ripreso a interpretare i salmi e pensavo di essermi meglio preparato per aver intanto commentato l'epistola ai Romani, ai Galati, agli Ebrei. Ero stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nella lettera ai Romani, al capitolo primo, dove è detto: la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. Poiché fino allora lo consideravo con terrore. Questa parola, giustizia di Dio, io la odiavo, perché la consuetudine e l'uso che ne fanno abitualmente tutti i dottori, attenti, non tutti i dottori, quelli che lui conosceva, che erano i occamisti, non tutti i dottori, che Denifle, nella sua opera, ha dimostrato con chiarezza che tutti i dottori precedenti all'occamismo, tutti pensavano alla giustizia, da Sant'Agostino in poi, la giustizia in senso salvifico, tutti, quindi, però lui non li conosceva. Lui la teologia l'aveva studiata, nel senso, io dottori occamisti. Quindi quando dice tutti i dottori, dottori tra parentesi occamisti, non tutti i dottori precedenti, mi avevano insegnato a intenderla filosoficamente. Intendevo la giustizia che essi chiamano formale o attiva, quella per la quale Dio è giusto e punisce i colpevoli. Nonostante l'irreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore davanti a Dio. La mia coscienza era estremamente inquieta e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere soddisfatorie, perché non amavo quel Dio giusto e vendicatore, anzi lo odiavo, e se non lo bestemmiavo in segreto, certo mi indignavo e mormoravo violentemente contro di lui, dicendo: non basta forse che ci condanni alla morte eterna a cagione del peccato dei nostri padri e che ci faccia subire la severità della sua legge? Bisogna ancora che accresca il nostro tormento nell'Evangelo e che anche in quello ci faccia annunciare la sua giustizia, la sua collera. Ero fuori di me, tanto era sconvolta la mia coscienza,
e rimuginavo senza tregua quel passo di San Paolo, desiderando ardentemente sapere quello che San Paolo aveva voluto dire. Finalmente, finalmente Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la connessione di queste parole, la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo come scritto: il giusto vivrà per fede. Incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona e per mezzo della quale il giusto vive e ha fede. Il senso della frase è dunque questo: l'Evangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma la giustizia passiva per mezzo della quale Dio nella sua misericordia ci giustifica mediante la fede. Come è scritto, il giusto vivrà per fede. Subito mi sentii rinascere e mi parve che si spalancassero per me le porte del paradiso. Da allora la scrittura intera prese per me un significato nuovo. Percorsi i testi come la memoria me li presentava e notai altri termini che si dovessero spiegare in modo analogo, come l'opera di Dio, cioè l'opera che Dio compie in noi, la potenza di Dio mediante la quale Egli ci dà forza, la sapienza per la quale ci rende savi, la salvezza, la gloria di Dio. Quanto avevo odiato il termine giustizia di Dio, altrettanto amavo ora, esaltavo quel dolcissimo vocabolo. Così quel passo di San Paolo divenne per me la porta del paradiso. In seguito lessi il De Spiritu di Agostino e in attesamento osservai che interpreta la giustizia di Dio in modo del tutto analogo, ma non solo Agostino, tutti i dottori in seguito, eccetera, eccetera, non li conosceva. Cioè intese la giustizia di Dio che ci riveste giustificandoci. E sebbene egli si esprima ancora in un modo imperfetto e non spieghi chiaramente tutto quello che concerne l'imputazione, ebbi la gioia di constatare che insegnava a intendere che la giustizia di Dio è quella per la quale siamo giustificati. Meglio preparato da tutte queste riflessioni, intrapresi per la seconda volta l'interpretazione, eccetera, eccetera, continuò. Questa per Lutero è stata la conversione profonda. La salvezza è frutto di fede. La giustificazione avviene per la fede, non per le opere. Sentite? Lui sulle opere si era messo in maniera... E naturalmente non fa altro in seguito che mettere in rilievo questa scoperta. Che in quel tempo, state attenti, in quel tempo era molto compromessa questa impostazione. Mi dovrei fermare a parlare di tante cose, no? Eccetera, in questo contesto. Andiamo subito. Con questa scoperta lui poi ha continuato a insegnare, eccetera, la Bibbia, L'affare delle indulgenze era in contrasto forte con questa scoperta. Lo capite? Perché quando arrivò a conoscere la predicazione delle indulgenze in quel modo con cui, vi ricordate la lettera, ve l'ho fatta sentire, lui scrive al vescovo e dice Lutero: ma qui noi portiamo la gente fuori strada. Perché? Perché si dice addirittura che si può ottenere solo con il denaro, solo con l'offerta. E quindi si è scagliato naturalmente contro questa impostazione. Vi ho già detto che si è comportato onestamente, perché si è rivolto alle autorità. Non ha pubblicato nulla subito, come è stato detto poi in seguito. Non ha posto le sue tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg.
c'è questo libretto di un grande storico, Erwin Iserlo, Lutero tra Riforma Cattolica e Protestante, proprio l'ha pubblicato proprio per dimostrare che le tesi non sono state mai messe su quella porta. È stata mandata dopo, quando il vescovo non ha risposto, o ha risposto male, eccetera, è stata mandata agli amici per discuterne, perché era un argomento di discussione, mica era di fede, mica era un fatto di fede, era un fatto di teologia che si discuteva. E naturalmente Lutero qui c'è un'idea chiara: non mi si venga a dire che si ottiene la grazia solo con le offerte, e lo vanno dicendo i predicatori, e bisogna impedirlo, perché questo è contro la parola di Dio. Sì, qui io ho tutta quanta la documentazione di come lui si comporta in questo momento, no? E come andò a finire la questione delle indulgenze, che già abbastanza conosciamo? Che rispose il vescovo a cui arrivò la lettera di Lutero? La prima reazione fu quella della curia di Magonza, di cui il vescovo era Alberto, che aveva scritto, no, l'opuscoletto. Fu spedito, non a Lutero, ma a Roma, l'accusa di diffusione di nuove dottrine da parte di Lutero. Nuove dottrine. Roma sta con l'orecchio aperto quando si tratta di nuove dottrine. Nuove dottrine significa eresia, in quel periodo, di nuove dottrine. Il cardinale Giuliano dei Medici, che diventerà poi Papa Clemente VII poco dopo, che guidava la politica papale in quel tempo, ritenne sufficiente fare avvertire Lutero dai superiori del suo ordine, e quindi diede disposizioni a questo scopo al generale provvisorio degli Agostiniani, che era Gabriele della Volta in quel periodo. Ma intanto veniva inoltrata una denuncia più pericolosa contro Lutero. Nel gennaio del 1518 si riunì a Francoforte sull'Oder il capitolo provinciale sassone dell'ordine domenicano. Tutti i predicatori di quel tempo dell'indulgenza erano domenicani, Tetzel a capo. Tutto l'ordine si riunisce nella provincia, in presenza di 300 domenicani. Tetzel, grande predicatore, sostenne in pubblica disputa le sue tesi, redatte proprio in collaborazione con un altro professore dell'università, un certo Vimpina, in cui erano confutate punto per punto le tesi che Lutero aveva cominciato a diffondere, le 95 tesi. Poi fu deciso di denunciare formalmente a Roma Lutero come sospetto di eresia da parte di questi domenicani. Cosa avvenne? Vi rendete conto che gli animi si eccitano, sì, dall'una dall'altra parte. L'eccitazione degli animi saliva sempre di più. E il 17 di marzo del 18 gli studenti di Wittenberg, insieme con Lutero, gli studenti di Wittenberg, hanno fatto un falò, un rogo di 800 copie delle tesi di questi domenicani. Reagiscono anche. Da tutti i pulpiti i domenicani lo denunciano come eretico. E Tetzel, il capo, gli prediceva addirittura il rogo, ormai, se è eretico, non c'era altro che il rogo. Oscure minacce circolavano sul suo conto di Lutero, tanto che, avvicinandosi la data del capitolo della congregazione di Lutero, gli Agostiniani, che doveva riunirsi ad Heidelberg, si volle dissuadere Lutero da parteciparvi
perché dicevano che è pericoloso. Invece Lutero ci fu accolto e fu incaricato di fare lui la relazione e furono tutti contenti, eccetera, eccetera. Quindi non c'è nella sua congregazione niente che lo pone in difficoltà. Anzi, i giovani maggiormente furono entusiasti delle sue posizioni. Di ritorno a Wittenberg, Lutero si accinse a dare seguito alle decisioni che aveva preso con i superiori del suo ordine, cioè dare la spiegazione lui delle sue tesi e mandarne una copia al Papa, che in quel tempo era Leone X. Quindi non ci sta, sono le accuse, ma non c'è ancora, no, una decisione autorevole che è intervenuta. E nella lettera Lutero al Papa si difende dall'accusa di eretico, di apostata, e descrive gli abusi della predicazione delle indulgenze in coloro che, notate che dice al Papa, coprendosi col timore del nome del Papa e ritenendo di potersi permettere ogni cosa, osano insegnare apertamente dottrine eretiche ed estremamente empie, con gravissimo scandalo e ludibrio della potestà ecclesiastica. Sta scrivendo a Leone X, Papa, nella lettera. Altro che sono eretico io. Qua sono eretici loro che insegnano queste cose. E continua col dire che dopo un vano tentativo di ammonire privatamente alcune autorità della Chiesa, ha dovuto risolversi a promuovere una disputa pubblica, accademica, come c'era in quel tempo. Ora queste tesi si sono divulgate contro la sua intenzione, dice Lutero, che devo fare? Revocare non posso. E vedo gonfiarsi contro di me un odio incredibile per questa divulgazione delle tesi. Ma era una cosa normale divulgare tesi da discutere, no? Perciò, per calmare gli avvenimenti e rispondere al desiderio di molti, pubblica la spiegazione delle sue tesi Lutero e pone questo scritto sotto la protezione del Beatissimo Padre affinché si capisca da quanta reverenza sia animato verso il Papa. Sono parole sue, perciò, Beatissimo Padre, prostrato ai tuoi piedi, offro me stesso e tutto quello che sono ed ho. Vivifica, uccidi, chiama, revoca, approva, riprova come ti piacerà. Io riconoscerò la tua voce come la voce di Cristo, che presiede e parla in te. Se ho meritato la morte, non ricuso di morire, poiché al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il quale è benedetto nei secoli, amen. Il quale ci salvi in eterno, amen. Ma le cose andavano peggiorando per Lutero. Perché? Perché il vicario dell'ordine lo avvertì di lasciare il territorio di Wittenberg perché alcuni nobili avevano deciso di strangolarlo e affogarlo. Dassene via. Non sappiamo se questa voce corrispondesse veramente alla realtà, però il pericolo è naturalmente. Intanto il processo a Roma seguiva il suo corso, perché c'è stata l'accusa, no? E al principio di luglio del 18 fu citato di presentarsi a Roma entro 60 giorni. Che fa Lutero? Dice al principe elettore: perché devo andare a Roma? C'è un legato romano qui in Germania che mi chiami qua, perché mi fanno andare a Roma? Ma sapeva bene che se andava a Roma non tornava, eh? E questo è l'atteggiamento che prende il principe che lo protegge e difatti poi fu chiesto che fosse accolto dal legato papale, che era una grande personalità allora, il Gaetano, molto famoso, no?
chiese a Roma se poteva. Però a Roma arrivò un documento accompagnato anche da una lettera dell'imperatore Massimiliano, e Roma è molto sensibile all'imperatore, il quale invitava la curia a procedere contro questo eretico, l'imperatore, e si dichiarava a sua piena disposizione. E quindi a Roma questa lettera che il Gaetano ha mandato, e che è la lettera dell'imperatore, fa impressione. E troncando gli indugi, il tribunale di Roma condannò senz'altro Lutero come eretico notorio. E il 23 agosto del 18 partì da Roma un documento per il Gaetano delegato in Germania con l'ordine di arrestare Lutero, di custodirlo fino a nuovo ordine, e un altro breve fu spedito al principe elettore con l'invito di consegnare questo figlio della malvagità al cardinal Gaetano.